Salve a tutti, io mi chiamo Alessandro e per tutto voglio sapere chi di voi non è del Politecnico, non sa la mano. Ok, grazie. Allora, siamo qui oggi per parlare di Lix. Che cos'è? Allora, perché usare Lix? Io, quando mi sono iscritto al Politecnico, mi sono reso conto di alcuni fatti. Venendo dal liceo, non ero abituato alla realtà universitaria. Prima di tutto che alcune professioni hanno palesemente sbagliato mestiere e spesso a tutti capita che iniziano a spiegare una cosa, poi ne vanno a spiegare un'altra e allora noi siamo sui nostri appunti, ovviamente non è che possiamo spostare il testo e inserire altre cose in mezzo, dobbiamo semplicemente mettere riferimenti e alla fine poi ci viene via un caos. Poi, non posso essere sempre presente in aula, se una volta sono assente che cosa bisogna fare? Bisogna andare al proprio vicino di banco. Bisogna dirgli, mi presti due appunti? E lui dice, no, per il weekend devo studiare, oppure io devo andare a fare le fotocopie. Semplicemente la sua grafia è terribile e non riuscite a capire niente, quindi è così inutile farsi ripassare. Poi, io personalmente sono maledettamente disordinato, come potete vedere, questi sono i miei appunti cartacei con cui imbarchiamo in auto prima, con risultati piuttosto scadenti. E quindi spesso anche per me stesso, anche i miei stessi appunti, insomma, come si dice, asino di natura, non so leggere la sua scrittura. E poi non studio giorno per giorno, e quindi se capita che il professore dice vi ricordate quell'argomento che abbiamo fatto tot tempo fa? E voi rispondete chiaramente no, non mi ricordo. Oppure che cosa significa un termine particolare, specifico. Poi sono in grado di perdere qualsiasi cosa, infatti in questi anni ho perso tipo tutti i miei quaderni di appunti e l'ufficio oggetti smarriti non è mai stato molto utile, infatti non so cosa ne faccio, probabilmente li mangerò. E più bisogna portarsi dietro la carta, e allora qui sorge una domanda, siamo nell'era digitale, poi qui siamo ingegneria, perché siamo ancora tutti con carta e penna? Perché non facciamo tutti i nostri appunti al computer? Anche dal punto di vista della natura, volendo, si potrebbe risparmiare un sacco di alberi tagliati e questo genere di cose. Così, procedendo, anche il fatto della grammatica. Quando ero al liceo sapevo scrivere bene, a ingegneria ho perso ogni abilità a scrivere e se i miei appunti guardandoli vedevo degli obbrobri terribili. Queste slide, comunque ci sono degli errori, li ho messi volontariamente a scopo giustificativo. Finché un giorno, su IRC, e Ciacco di stare, un mio amico mi dice, ma guarda, ho trovato questo programma che permette di scrivere il LaTeX al computer velocemente. Che cos'è LaTeX? LaTeX è in sostanza il linguaggio che utilizzano tutti i vostri professori quando devono fare dispense, temi d'esame, qualsiasi cosa. Lo scrivono in LaTeX. È un linguaggio quasi di programmazione, diciamo, e per cui ha una certa complessità. Utilizzarlo quotidianamente non è facile, finché non ho scoperto questo programma, Lix. Che cos'è Lix? Allora, Lix prima di tutto è open source, è un programma quindi libero, libero, free as in beer and free as in freedom, cioè è gratuito, con una birra gratis, ed è libero, quindi voi se volete potete andare a vedere il codice, siete sicuri che non vi installa virus, siete sicuri che non vi installa spyware e che non raccoglie informazioni su di voi e tutto questo genere di cose, che sembra una stupidata dirsi, però anche quello è importante, oltre alla semplice gratuità rispetto a un concorrente, possiamo pensare a Microsoft Word o programmi simili. È multipiattaforma, quindi quelli che di voi sono venuti qua pensando, ah, questa è Apple, l'associazione di nerd, solo Linux, beh, state tranquilli, Lix c'è anche per Windows, Linux e Mac. Quindi, siete a posto. È un'interfaccia, what you see is what you mean, a LaTeX. Che cosa significa what you see is what you mean? Significa che non è come in Word che voi vedete esattamente come sarà il documento quando lo stamperete o lo pubblicherete. Significa che vi fa vedere, l'interfaccia grafica del programma, ciò che voi intendete. E quindi vi mostra i concetti. Quindi se c'è un titolo non vi farà vedere esattamente come verrà il titolo nel vostro PDF, che è il tipico formato verso il quale si esporta, ma vi farà vedere un titolo simbolico, in grassetto, in grande, questo genere di cose. Ma poi, quando genererete, sarà LaTeX a occuparsi di tutto quanto e di produrre documenti di alta qualità, proprio come un libro di testo o le dispense dei vostri professori. Inoltre, una cosa importante, permette anche di utilizzare LaTeX egregio, perché ovviamente
LaTeX è una marea di pacchetti e supporta un sacco di funzionalità articolate che non sono supportate nativamente dall'interfaccia grafica che è Lisp, ma va inserito a mano, e quindi questo è possibile. Quindi anche volendo si può sfruttare tutta la potenzialità di LaTeX. Esporto in vari formati portatili, il vostro professore o retrogradente dice voglio DOC, va bene, e puoi esportare in DOC, puoi esportare in formato di OpenOffice, puoi pubblicarli sul web e quindi in HTML, con anche un HTML di ottima qualità, ma principalmente PDF, che è Portable Document Format, e che praticamente qualsiasi sistema è in grado di leggere, anche e-reader e questo genere di dispositivi. Infine si integra con altri software, noi qui ci occuperemo con il nostro consiglio di alcuni software per fare disegni e diagrammi esterni, sempre open source, con cui si integra facilmente, e quindi avete subito un risultato anche nell'Linux. Quindi, con Linux, rispetto ai problemi che abbiamo detto, cosa possiamo fare? Prima di tutto abbiamo il copia e incolla. Chi è che di voi non ha mai sognato a lezione di poter fare copia e incolla? Questa formula qui è uguale, identica a quella prima, la vorrei copia e incollare e modificare solo una cosa. Con Linux potete. Se il prof inizia a fare tutti dei suoi arzigogoli, voi tornate indietro, correggete, modificate e avete il vostro risultato pulito. Potete condividere appunti facilmente a costo zero. Il vostro amico prende appunti con LaTeX e gli dite, ah, non è che, cioè con Linux, non è che puoi passarmeli? E ti fai mandare via email il PDF e in un attimo ce l'hai, non ci sono problemi di grafia, tempo, spreco di soldi a fare fotocopie e cose simili. Abbiamo una paragrafatura, la matematica e un ordine che sono del tutto paragonabili a quelli di un libro di testo. Cioè avrete un risultato professionale. E quindi questo ci fa già capire che andrà bene anche per non soltanto prendere appunti, ma anche per fare la tesi, oppure per fare paper scientifici quando magari più avanti. E questo genere di cose. Anche presentazioni. E come in qualsiasi editor di testo, questo è banale, possiamo fare Ctrl+F e fare una ricerca. Non ci viene in mente che cosa voleva dire quella cosa? Non dobbiamo andare a cercare, a sfogliare il quaderno, oppure magari era sul quaderno vecchio e l'abbiamo lasciato a casa. No, Ctrl+F, troviamo subito quello che ci serve. Si possono fare copie di backup, e quindi siete sicuri che non perderete mai i vostri appunti. Vedo gente ogni tanto che lascia in giro bigliettini, ah, ho perso il mio quaderno, ti prego ritrovamelo, se non lo ritrovi ti pago perché devo laurearmi, queste cose. Se fate backup digitale non avrete di questi problemi. Non avrete carta sempre dietro, ammesso che dobbiate stampare, se dovete stampare dei bigini, quello è un altro paio di maniche, e limiterete gli autori ortografici grazie allo spell checker integrato, quindi il controllo ortografico che vi farà subito vedere se c'è qualcosa che non va. Qui ad esempio abbiamo un esempio di una formula matematica che si può scrivere veramente in poco tempo una volta che si è acquisito un'abilità iniziale. All'inizio si fatica, è vero, cioè se non avete voglia di sbattermi, diciamo, lasciate perdere, perché all'inizio si fatica. Ma più avanti questa formula potete scrivere come se niente fosse, oppure si possono creare grafici come questo, direttamente all'interno di Linux, oppure anche dei grafici di funzione, tutto quanto direttamente all'interno di Linux. O se vogliamo fare proprio fighi, anche grafici 3D. Dunque, poi magari qualcuno di voi è venuto qui per la tesi? C'è qualcuno che è venuto qua per la tesi? Sì, va benissimo anche per le tesi. Infatti, come abbiamo detto, fa risultati professionali di alta qualità. Ad esempio, il nostro amico BP ha fatto la tesi, il suo professore gli ha detto, allora io ti do il mio modello LaTeX, lo voglio così, così e cos'ha. Lui l'ha riprodotto in Linux e poi semplicemente le cose in più le ha ottenute aggiungendo, cioè includendo il file Linux. Ma comunque questi sono dettagli. In più permette anche di realizzare presentazioni, proprio come questo. E cos'altro? Ah sì, ho mentito. Tutto quello che ho detto è falso. Nel senso che non potete arrivare qui e pensare, boh, da domani io butto via il mio quaderno e non userò mai più la carta per prendere appunti. No, per fare certe cose, tipicamente le esercitazioni qui devi essere veramente molto veloce, è ovvio che non puoi scrivere al computer, cioè se devi riflettere, non ce la puoi fare. Però, per quanto riguarda gli appunti, acquisendo una certa abilità, dopo un certo tempo si potranno avere degli appunti di ottima qualità. Infine, per un'elevata personalizzazione, bisogna inserire del LaTeX a mano, quindi non si hanno più tutti i vantaggi di Linux. Però, anche questo è facilitato da Linux, perché Linux ci permette, ad esempio, tramite il menu, c'è un menu che poi forse vedremo, vista sorgente,
ci fa vedere direttamente il codice LaTeX che verrà generato, quindi si potrà imparare LaTeX anche soltanto usando un'interfaccia grafica che lo semplifica. Alternativa all'X, che cosa abbiamo? C'è TextMath, che però non ha tutte le facilitazioni che vedremo tra poco, e, oppure un tablet PC. Però, ad esempio, nel campo dell'open source non mi pare che esista un software di ottima di buona qualità per prendere appunti con la penna, per intenderci. Oppure potremmo utilizzare il programma matematico basato su LaTeX per Word. Anche no, perché Word, come sappiamo, è un programma chiuso, costoso e che comunque produce dei formati che sono proprietari e che ci ritroviamo a dover condividere. E magari il nostro amico usa Linux allora e ci sono tutti questi dati. Quindi possibilmente no. Va bene, introduzione finita, lascio la parola al prossimo.